coglioni. Buongiorno, di nuovo da un autogrill, ormai sono un testimone di Autostrade per l'Italia. Buongiorno a tutti, ma andiamo subito con la raffica. Come creare una proprietà su GA4? Se qualcuno non l'avesse ancora fatto e avesse dubbi su come farla, vabbè, una mini guida super veloce su come farla. Screaming Frog Club, un bel canale YouTube con un sacco di risorse di Screaming Frog da usare subitissimo. Fast Letter, l'avete visto, Giorgio ha pubblicato una nuova Fast Letter, dove solleva tantissimi punti interessanti, più che altro fa chiarezza sulla questione che non è che TikTok ha sorpassato Google nelle ricerche per i ristoranti, ma appunto argomenta tutto quanto. L'avevamo detto anche noi, Poi, Data Connect Italia, prestissimo, quindi andate a vedere, SEO Innovazione, un altro evento, Advanced SEO Tool, fra cui il nostro caro Demetrio sarà lì a portare il suo caso studio, T-Wave, seconda edizione. Poi, come scrivere le recensioni secondo l'ultimo update di Google? Curate la qualità e soprattutto l'UGC, quindi bisogna dimostrare di aver davvero utilizzato quel prodotto. Investimenti e bandi a non finire, nel vino 58 milioni per le PMI, c'è un sacco di roba, quindi tutto da seguire. Amazon ha annunciato che chiuderà il servizio di archiviazione cloud. Nuovi posizionamenti per le app su iOS, anche quello è molto interessante. Sul Keyword Planner di Google Ads ora puoi assegnare automaticamente le parole chiave ai gruppi di annunci. Tiffany lancia gli NTF, di NTF se ne parlerà ancora. Customer Analytics per e-commerce, cosa sono e perché sono fondamentali nella crescita. Questo, per chi non gli fosse chiaro, gli consiglio di approfondirlo. Facebook Ads 2017 contro 2022. Come cambia la struttura di un account? È abbastanza interessante come post, cosa si semplifica, cosa si complica. Ha senso creare un'app per un e-commerce? È un post molto interessante, perché anch'io ero una persona che diceva ma un'app, ma chi se ne frega, una rottura di scatole. E invece funziona, le app funzionano, quindi pensiamoci. Per fare SEO a livello professionale sarà sempre più importante l'aspetto emotivo e psicologico di Amin. Anche questo post è davvero davvero importante, il nostro lavoro sta cambiando, non possiamo più trascurare questi aspetti. Vi racconto la morte dei social network, con bella riflessione, perché effettivamente si sta andando incontro a un percorso dove non prendiamo morte alla lettera, però insomma c'è un cambiamento. 8 creatività pubblicitarie adatte performance da cui prendere ispirazione e sono carine. TikTok lancia il marchio TikTok Music. Che cosa ha in mente di fare? Lo scopriremo a breve e se ne parla sempre di più. Come impatta la PMax sulle altre campagne? Una bella tabellina che rende chiaro dove si sovrappone e in che casi. Le fonti di traffico su LinkedIn, quali sono, come aumentare le visite del proprio profilo? Là io sto provando quello a pagamento, devo dire che effettivamente è carino, ma costa una sassata. Gli e-commerce sono tornati ai dati pre-pandemici? Tutte le volte ormai torniamo a parlare di questo tema. Sì, in effetti in questo momento c'è un calo, a settembre però ci dovrebbe essere una ripresa. In Italia 2 milioni di persone ipovedenti. Sono veramente tantissime persone che hanno il diritto e anche la volontà di acquistare online. I nostri siti sono stati ottimizzati in quell'ottica. Io penso che potrebbe essere un ottimo modo per differenziarsi anche proprio egoisticamente su quel mercato, tanti nostri concorrenti lo stanno facendo. Posizionarci si potrebbe come essere. In America hanno l'obbligo di avere siti che sono fatti per i ipovedenti o con problemi. È giusto, assolutamente, sia eticamente che egoisticamente. Se nessuno lo sta facendo, quella nicchia è tutta tua. I canali pubblicitari si attribuiscono più inversioni per ottenere più budget. È una bellissima indagine che mette in maniera oggettiva una cosa che sappiamo da un sacco di tempo, cioè che se andiamo a vedere il pixel di Facebook ci troviamo che ha venduto un sacco che non è vero che ha venduto, o meglio, non è che non è vero, ma l'attribuzione appunto è pensata per premiare quell'algoritmo. Un po' vale anche con il pixel di Ads. L'evoluzione, no, questa la lascio per ultima. Airbnb ha davvero usato almeno 3 bias nelle sue campagne recenti? È bellina questa indagine, andatela a vedere. I social non vanno in vacanza, quindi non ci sono scuse, dovete pubblicare sempre. Scalare un e-commerce in 2022, bel post, anche questo è curioso, con diversi punti da tenere in mente, la partita sta cambiando. Dalla versione 6.1 di WordPress verrà generata la versione WebP delle immagini, super utile. L'approccio Modern Search, la ricerca su Google, il caso di Vance. Su TikTok, la vera novità è la ricerca ispirazionale, poi questa la approfondite perché è interessante. Pagare le ore o il valore, anche questo è un bel tema, anche perché considerando la società a cui parlo io, se mi faccio pagare a ore, sono fregato. Lo sguardo di luglio alla quota di mercato CMS, Shopify ha perso terreno nei confronti di WordPress, interessante. La Lazio lancia biglietti NTF e Google Core Web Vitals non ha più effetto sulle pagine no index.
puoi creare e modificare segmenti di pubblico tramite le API su GA4. Google Tag adesso è ufficiale e l'avvocato digitale gratuito per tutti. Angelo Greco, non so se lo seguite su YouTube o su TikTok, ma è un personaggio molto molto divertente, quindi andatelo a vedere. Prendo fiato, tocca a voi. Ciao. Sembravi Roberto Baffo. Tanto così? Vabbè, vado io. Buongiorno Demetrio. A tutti. Eccolo. Demetrio, vai. Buongiorno a tutti. Allora, l'ha appena detto Fabio, i Core Web Vitals, prima nella documentazione c'è scritto che tutte le pagine concorrevano alla somma del 75% percentile dei Core Web Vitals. Adesso, nella nuova documentazione, c'è scritto che solo le pagine indicizzabili entrano dentro il calcolo. Quindi, tutte le pagine che hanno un index non entreranno all'interno del calcolo. Però, Barry Pollard, c'è una serie di tweet, andateli a vedere, interessanti. Barry Pollard dice che c'è una postilla che dice: se non ci sono dati per il tuo sito, allora all'interno del CRUX potrebbero esserci anche le informazioni delle pagine in index, quindi comunque dobbiamo stare attenti. Seconda news di Charles Farina, sono state aggiunte tramite le API la possibilità di estrarre da GA3 l'audience di pubblico, i segmenti di pubblico. Quindi per chi ha molte proprietà, questo può essere un fattore molto rilevante per estrapolare tutti i segmenti di pubblici per poi importarli su GA4, quindi una cosa molto automatizzata. Google Tag adesso è ufficiale, ne avevamo parlato nella puntata dell'8 luglio e adesso è ufficialmente supportato da Google Analytics 4. C'è un bell'articolo di Simoava che vi consiglio di leggere, lo trovate nel nostro blog. E per ultimo, come diceva Fabio, l'avvocato del digitale gratuito. È stata fatta un'app per Google Assistant e Alexa che, se installata, vi dà delle informazioni in base alle vostre domande. Quindi gli chiedete: è legale questa cosa? E lui cercherà di rispondervi. Angelo Greco l'ho sentito per una delle interviste che volevo fare. È una persona disponibilissima e peraltro è calabrese come me, quindi comunque da portare come esempio. Andate a vedere anche questo bel esperimento. Io vi saluto. Ciao, vattene. Tocca a me, buongiorno a tutti. Stamattina provo a farvi venire un enfisema anche io, cerco di andare velocissimo. Allora, la prima è carina ed è tratta dalla Fasta Letter di Giorgio, che parla praticamente di TikTok e del fatto che su TikTok sta venendo fuori un nuovo intento di ricerca, probabilmente, che è l'ispirazionale. Cioè, in sostanza, le persone, quando vanno su TikTok, più che cercare come fare una cosa, cercano proprio quel tipo di cosa fatta da un certo tipo di persona, quindi l'esperienza. E Giorgio è carino perché fa l'esempio dell'aperitivo a Roma. Cioè, in effetti, io cercando aperitivo a Roma su TikTok voglio un aperitivo particolare, un'esperienza particolare di aperitivo a Roma, e non voglio sapere come fare un aperitivo a Roma o come trovare un aperitivo a Roma, il che invece è diverso su YouTube, che ovviamente ti dice in sostanza tutto su come fare o come trovare un bar per un aperitivo a Roma. Questo è più o meno il succo. Poi andatevi a leggere la Fast Letter e guardate il video di Giorgio, che è interessantissimo. Seconda è di Carlotta Silvestrini e parla della differenza fra pagare il valore o pagare in sostanza le ore lavorative. Questo è un argomento controverso del quale si parla praticamente sempre, e noi che insomma fra azienda, freelance eccetera ne abbiamo a che fare tutti i giorni. C'è questa diatriba fra il pagare il valore, quindi in pratica non dare limiti orari, fare in modo che le persone possano organizzarsi il proprio tempo a loro piacimento, dargli una certa libertà, aumenta da diverse esperienze insomma di aziende, ma anche di freelance. Però secondo me bisogna stare attenti a non sconfinare nel cottimo. Io lo sollevo da un altro punto di vista. Spesso te, per dire una cosa che dici in mezz'ora, ci hai messo 10 anni. Quindi sì, se te la dico in mezz'ora, non vale mezz'ora del tuo tempo. No, 10 anni precedenti diviso il numero di persone che faranno quella mezz'ora. Assolutamente d'accordo. Io non voglio il cottimo, quello non lo troverei giusto.
No, assolutamente, più che altro è la libertà di potersi organizzare come si vuole, dare valore a quello che si fa, assolutamente d'accordo, anche perché se mi paghi ad ore a me per dire una cosa ci metto 10 ore, tiene a fare un capitale poi fra virgolette, quindi... e non ne vale. E non ne vale, assolutamente non vale, non vale. Quindi detto questo, insomma, datevi a guardare la riflessione di Carlotta Silvestrini, che è interessante, e fateci sapere che ne pensate, preferite essere pagati a ore o essere pagati per il vostro valore? Vado avanti. Shopify, come abbiamo visto settimana scorsa, ha perso il 10% insomma di terreno, eccetera eccetera, licenziamenti per oltre 1000 persone. È stata fatta una classifica da Search Engine Journal per luglio 2022, dove è stato mostrato che WordPress ha continuato a guadagnare terreno a favore di Shopify, a favore di sostanzialmente di Shopify. Infatti WordPress ha oltre il 30% insomma dell'utilizzo di CMS in tutto il mondo, quindi il più utilizzato è WordPress. Shopify è solo al 6%, al secondo posto, e ha perso percentuali perché prima era molto più in alto. Datevi a guardare sempre la classifica, che è interessante. E questo, poi... aggiungo una cosa, questo fa palio con tutto quello che abbiamo detto anche la settimana scorsa sul fatto che l'e-commerce sta perdendo in generale, perché ragazzi, abbiamo passato 2 anni terribili e quindi tutti vogliono acquistare in uno store fisico in questo momento. Assolutamente d'accordo, cioè, dobbiamo vedere poi quando finirà l'estate come si evolverà la cosa, se ritorneranno di nuovo a salire i picchi dell'e-commerce. Esatto. E ultima cosa carina, che in realtà sta praticamente prendendo piede un po' in tutti i settori, gli NFT, e non NTF, sarebbero i token fungibili, sostanzialmente la Lazio li ha lanciati sui propri abbonamenti e i propri biglietti, per evitare sia la contraffazione dei biglietti, quindi i classici bagarini che sono fuori agli stadi eccetera eccetera, che ovviamente dare la possibilità a chi acquista il biglietto che è il proprio NFT o l'abbonamento che è il proprio NFT di ricevere degli sconti particolari, delle promozioni particolari, cose riservate solo a quel tipo di, diciamo, di token non fungibile, e l'ha lanciato in partnership con Binance, che è una piattaforma di sostanzialmente di cripto e anche NFT da poco, se ho capito bene. Quindi è interessante vedere come tutte queste realtà, perché l'ha fatto anche Alfa Romeo mesi fa con la nuova auto, la Tonale, come tutte queste realtà stiano usando l'NFT per diverse cose, insomma. Quindi datevela a guardare e fateci sapere che ne pensate. Io chiudo, mi taccio, arrivederci, vai Mike. Eccolo, mi sposto, piano piano, eccoci. Buongiorno a tutti, io oggi vado straveloce. Allora, prima news, ce la condivide Pomaro, finalmente nella versione 6.1 di WordPress verrà generata appunto l'immagine WP. Per chi non sapesse cos'è, WP è un'estensione di immagine sviluppata da Google. Prima non veniva supportata da tutti i browser, ad esempio Safari non la supportava, quindi chi montava le immagini WP per i vari browser poi doveva fare le chiamate dell'immagine magari in JPEG eccetera eccetera. WP sostituisce tutti i formati di immagini, altamente performante rispetto ai vecchi JPEG che spesso si trovano, JPEG da 25 mega sui siti eccetera eccetera, quindi molto interessante. C'è solo un piccolo cavillo: uno sviluppatore di WordPress ha proposto di appunto rivisitare questa cosa di default su WordPress 6.1 parte del WP, perché pare che ci siano dei problemi su immagini grandi, cioè quando supera il pixel la larghezza di un'immagine e viene messa in WP, la duplica praticamente. Quindi per i siti o i blog che hanno tantissime immagini hanno visto che effettivamente si poteva sformattare tutto e c'era. Quindi questa è la news. Altra news: arriva Imagen, Google presenta Imagen. È un pochino vecchiotta, però la diciamo. Praticamente cos'è? Ma rimane Imagen? Bella calda, perché va fatto. Sì, esatto. È un software di intelligenza artificiale che traduce i testi in immagini. Google già l'aveva presentata un po' di tempo fa con Deep Dream, mi pare che si chiama. Era un pochino diverso, metteva immagini psichedeliche all'interno dei video. Insomma, avevano fatto uno studio a livello neuromarketing e sembrava che attivasse delle parti del cervello che ti andavano a dare maggior concentrazione mentre vedevi il video, eccetera, eccetera. Lo stesso software l'aveva ideato OpenAI, si chiamava l'azienda, anche qui non sono preciso, mi sembra che era quella di Elon Musk. Poi vabbè, come sempre. Esatto, poi ha lasciato tutto nel dimenticatoio, Google l'ha ripresa e l'ha ributtata in pasta.
praticamente che cosa farà? Andrà a livello, andrà ad attingere da un database degli stock di immagini, quello che a seconda del testo può essere l'immagine più rilevante e migliore per quel contenuto, quindi si basa sulla semantica fondamentalmente. Terza news, che non me la ricordo, ah sì, il caso Vance nella Modern Search. Allora, qui è abbastanza, diciamo, semplice tra virgolette, nel senso, tutto si basa sul comportamento nuovo d'acquisto, ok? Se, ne abbiamo già parlato, se non sapete che cos'è il Messy Middle, andatelo a vedere su thinkwithgoogle.com. Praticamente è il nuovo processo d'acquisto, quindi l'utente in realtà dal momento che triggera l'evento al purchase finale c'è un caos infinito, non sono semplici touch point, no? L'utente entra, esce, cerca recensioni, va a vedere consigli, va a vedere altri siti, si informa e quant'altro. E praticamente thinkwithgoogle.com ha pubblicato appunto il caso Vance. Che cosa succede? Si va a semplificare tutto su Google Ads, noi che veniamo dalla vecchia impostazione. Ma è una marchettata. Ma secondo me sì, fondamentalmente, certo che è una marchettata, però diciamo che può essere un insight carino per chi approccia oggi a Google Ads. Noi veniamo dalle SCAG, mi ricordo account strutturati enormi, 1000 campagne, 1000 gruppi di annunci, eccetera, eccetera, perché si basava tutto su, diciamo, la parola chiave a livello sintattico, no? Cioè si cerca quello e quello è. Oggi si basa tutto sulla semantica, quindi semplicemente la keyword Vance scarpe attiva un mondo. E praticamente i numeri quali sono? Più 134% rispetto allo stesso periodo a livello di conversioni, più 195% a livello di valore di vendite e un ROS più del 52%. Della serie, andate, Google che cosa ci dice? Dateci a noi in pasto al machine learning, eccetera, dateci più insight possibili e fate lavorare noi, voi dedicatevi alla strategia. Ma questo già lo sapevamo, sì, marchettata, confermo. Vai Fabio, vai con l'ultima. E allora, cosa sarei rimasto? Ah, intanto grazie a Marco Silvestri, perché anche lui, che aveva tra i primi tirato fuori la questione di questa ricerca di TikTok vs Google, anche lui ha contribuito appunto a fare chiarezza insieme a Giorgio e tanti altri su la mala interpretazione che ci poteva essere di questa notizia. E infine l'evoluzione del cannibalismo sessuale, no? Come sapete, la mantide religiosa, ma in realtà sono un sacco di animali che, fatta la copula, la femmina si mangia il maschio, oppure il maschio tipo ha delle palline, racchiude il proprio sperma in delle palline proteiche, così che la femmina mangi attraverso la apparato riproduttivo, che quindi ha una doppia bocca da un certo punto di vista. Comodo. Però la cosa interessante è che se la femmina riesce a mangiarci il maschio, generalmente nei ragni, fa il doppio della prole, che sarà anche più grande e sana. Ciò nonostante, il maschio ci prova a scappare, anzi ha sviluppato un meccanismo dove tipo salta a molla. Fra l'altro c'è anche un video carino che metteremo nelle fonti, dove viene utilizzato l'esoscheletro di un ragno morto, che è pneumatico, non hanno i muscoli i ragni, per cui attraverso, spingendoci aria compressa, muove il ragno e viene usato come pinza per cose di precisione. E lui quindi sviluppa questo meccanismo e fa piu, e schizza via dalla femmina. E quindi la domanda dal punto di vista evoluzionistico è: ci sarebbero più ragni se la femmina riesce sempre a mangiare il maschio e quindi fa una prole più forte e numerosa, o ci sarebbero più ragni se il maschio rimane e quindi ha modo di riprodursi più volte? Beh, a questa domanda non c'è ancora una risposta e stiamo indagando su ciò insieme ai ragni maschi. Inizio. Sigla. Ciao. Ciao.